Ciao Marco. Ciao Andrea. Allora, tu che sei un addetto ai lavori qui del porto, sei direttore dell'Imperport, della ex diciamo carovana diciamo Portuali. Lavoratori portuali, e come giudichi la giornata di oggi che c'è questa inaugurazione del terminal delle navi passeggere? Beh, siamo qui a inaugurare questa nuova struttura interamente realizzata in soli 6 mesi con dei finanziamenti pubblici, quindi sia della regione sia del ministero, quindi il ministero ha puntato su Chioggia per questa struttura e spero che l'edificio faccia da stimolo a far muovere tutti quegli enti competenti che gestiscono il porto, quindi penso alla Capitaneria, all'amministrazione comunale e l'ASPO in prima persona, a riconvertire le banchine portuali della vecchia marittima dove ci troviamo adesso, di Isola Saloni, per approcciarsi a questo nuovo mondo che sta dando tante soddisfazioni in giro per l'Italia con dei trend molto positivi, quindi tutto quel settore, parlo della croceristica, il turismo passeggeri, che potrebbe dare appunto, mi ripeto, delle soddisfazioni non solo agli operatori del settore ma soprattutto alla città e a tutti quegli operatori del comparto turistico, ricettivo e commerciale che potrebbero beneficiare di arrivo di queste navi passeggeri. Ma quindi, scusa se ti interrompo, arriveranno le navi passeggeri allora? Diciamo adesso la struttura è pronta, ci vuole sicuramente una programmazione, so che sono stati fatti degli studi sul mercato passeggeri e sembra ci sia un sacco di possibilità, soprattutto in quelle navi non in concorrenza con Venezia ma complementari a Venezia, cioè quelle navette da 1000 passeggeri, 800 passeggeri che non trovano spesso ormeggio a Venezia e quindi Chioggia, che dista un'ora da Venezia, un'ora da Padova, potrebbe tranquillamente offrire una valida alternativa. E l'Imperport, scusami, è interessata direttamente a questa operazione? Diciamo che attualmente non in maniera diretta, perché ci occupiamo prevalentemente di traffico commerciale, però siamo pronti a cogliere nuove opportunità che il settore portuale qua ai Saloni può offrire. Speriamo bene, dai. Speriamo, grazie Andrea. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao.